Può un sogno finire in bancarotta? Oggi parleremo del più grande fallimento bancario mai avvenuto, ovvero quello di Lehman Brothers, l'istituto di credito sommerso dai debiti subprime. Ma prima facciamo un passo indietro. Lehman Brothers venne fondata nel 1844 da un giovane 23enne trasferitosi negli Stati Uniti. Il suo nome era Henry Lehman. All'inizio, l'azienda, specializzata nel commercio di tessuti, utilizza il nome di Henry Lehman per operare nel settore dell'abbigliamento negli Stati Uniti. Successivamente, Henry incrementa la propria attività, aggiungendo il commercio di cotone e altre materie prime. Si inseriscono nell'attività anche i fratelli Meyer ed Emanuel. Da questo momento l'azienda cambia il nome in Lehman Brothers. Nel 1855, Henry Lehman muore in seguito alla febbre gialla, lasciando la sua azienda in mano ai fratelli. A partire dalla metà degli anni 60 del XIX secolo, Meyer ed Emanuel iniziano ad intraprendere l'attività finanziaria mediante la partecipazione al finanziamento della ricostruzione dell'Alabama e delle obbligazioni ferroviarie. La Lehman Brothers diventa nel 1883 membro della Borsa del Caffè e nel 1887 della Borsa dei Valori di New York. Nel corso degli anni, l'azienda si è specializzata nel settore finanziario, trasformandosi poi, nel 1906, in una banca d'affari a tutti gli effetti. Da questo momento la Lehman Brothers abbandona totalmente l'attività di commercio, dedicandosi solo al settore finanziario. In quel periodo la società è sotto la guida di Philip Lehman, figlio di Emanuel, che decide di allearsi con una delle banche più potenti al mondo, la Goldman Sachs. Ma, in seguito al pensionamento di Philip, nel 1925, arriva al vertice suo figlio, Robert. Grazie alla tenacia e alla propensione manageriale di Robert, l'azienda resiste alle crisi finanziarie della Grande Depressione, focalizzandosi sulle attività di venture capital. Nonostante la Lehman Brothers fosse costituita solamente dai membri della famiglia, a partire dal 1924 John Hancock diventa il primo componente esterno. Negli anni 30 del XX secolo, l'azienda sottoscrive l'offerta pubblica iniziale con il produttore televisivo, ovvero la Dumont. Partecipa inoltre al finanziamento dell'industria petrolifera e del settore della radio. Nel 1969 Robert Lehman muore, fu l'ultimo membro della famiglia all'interno dell'azienda. Lasciò dunque un posto vacante all'interno della società, che, sommato a un periodo di grande crisi finanziaria, causò profonde crepe. Nel 1973 Peter Peterson, presidente e amministratore delegato della Bell & Howell Corporation, venne chiamato per salvare la società. Per 5 anni consecutivi la Lehman Brothers raggiunge profitti da record, grazie al proficuo lavoro svolto da Peterson. Nel 77 va a buon fine la fusione con la banca di investimento americana, la Khan Loeb, e a partire da questo evento la Lehman Brothers diventa la quarta banca d'affari più importante degli Stati Uniti. La sezione con maggiori profitti era quella del trading, ma nel corso degli anni divenne anche motivo di conflitti all'interno del vertice. Ciò perché il medesimo settore era anche altamente volatile e dunque imprevedibile per le sorti dell'azienda. L'11 settembre del 2001 la Lehman Brothers viene colpita dall'attacco terroristico alle Torri Gemelle, poiché 3 piani della Torre Nord erano dedicati proprio alla sezione trading. Seppur drammatico, l'evento non scalfisce economicamente la società, che decide di spostare i suoi uffici nella sede operativa del New Jersey. Il nuovo millennio inizia in subbuglio per tutto il mondo ed in particolare per gli Stati Uniti, che si trovano a dover affrontare due crisi a distanza di breve tempo. La prima fu quella in seguito allo scoppio della bolla delle dot-com a marzo del 2000, mentre la seconda fa riferimento all'attentato dell'11 settembre del 2001. Per tentare di porre un argine alle difficoltà causate dalla crisi, entra in gioco la Fed, ovvero la banca centrale degli USA. La Fed, in quel periodo, applicava una politica monetaria espansiva. Le banche, infatti, ricevevano delle somme di denaro a tassi bassi dalla Fed. Così facendo venivano concessi prestiti a famiglie e imprese, incoraggiando così la crescita del mercato immobiliare. Il problema alla base era che una buona parte dei soggetti raggiunti dai finanziamenti delle banche non erano in grado di fornire le garanzie di solvibilità necessarie per l'ottenimento di un finanziamento. Quindi, in seguito alla crisi dei mutui subprime, la situazione andò fuori controllo, incrementando in modo esponenziale i prezzi degli immobili, vista la grande richiesta. La Lehman Brothers risulta una delle banche maggiormente esposte in quel periodo, dovuta anche alla sua ingente operatività sui mercati. Nel 2008, nel bel mezzo della crisi finanziaria, tutti affermavano «too big to fail», troppo grande per fallire.
Nessuno si sarebbe aspettato che una delle banche più importanti degli Stati Uniti stesse per crollare da un momento all'altro. Tutti sono certi che qualcuno farà qualcosa per salvarla. La situazione però è drammatica. Nel secondo trimestre del 2008 si registrano delle perdite per 2,8 miliardi di dollari, mentre le azioni hanno perso il 73% del loro valore. A partire dal mese di luglio, l'istituto di credito viene considerato insolvente, mentre nell'agosto alcuni rumors fanno sperare nell'ipotesi che la Lehman Brothers potesse essere acquisita dalla Korea Development Bank. Dopo questa notizia, il titolo Wall Street ebbe una finta risalita, un fuoco di paglia, sulla scia dell'euforia, che fece ben sperare gli investitori solo per qualche giorno. Infatti, poco dopo, si diffuse la notizia che la banca coreana non intendeva chiudere l'affare e il 9 settembre le azioni Lehman Brothers erano in rosso del 45%. I possessori delle azioni continuano la vendita furiosa, infatti l'11 settembre si registra un ulteriore crollo del 40% che mette in ginocchio il titolo in borsa. Il 13 settembre il governatore della Fed, ovvero la banca centrale degli USA, convoca un vertice d'emergenza, avanzando l'ipotesi di una liquidazione immediata delle attività. Il negoziato appare complesso e dunque l'offerta viene ritirata due giorni dopo. L'ufficio stampa della Lehman Brothers afferma che la banca si avverrà del Chapter 11, che fornisce una garanzia in caso di bancarotta. Da questo momento avviene la rottura definitiva. Le azioni crollano dell'80%, trascinando con sé l'indice Dow Jones, che raggiunge il suo peggior ribasso dopo il crollo delle Torri Gemelle. Ormai è l'inizio della fine. Il 15 settembre 2008 fallisce la Lehman Brothers, la quarta banca più potente degli Stati Uniti, lasciandosi alle spalle un debito di oltre 613 miliardi di dollari e la perdita di 26.000 posti di lavoro. Il 6 marzo 2012, a 4 anni dal crack, ciò che restava del gigante bancario uscì dal Chapter 11. La società iniziò a rimborsare i creditori per 65 miliardi di dollari, a fronte di debiti per oltre 300 miliardi, chiudendo in questo modo un capitolo iniziato diversi anni prima.